Ciao ragazze, benvenute in questo mio nuovo video. Ho terminato il JJ Dark e volevo mostrarvelo. Allora, la copertina l'avete già vista, mancava, allora, a parte che devo spazzolarlo per benino, vedete, ho aggiunto un po' di questi elementi. Due. Di più non mi sembrava. Mi sembrava esagerato, ecco. Allora, andiamo a vedere subito l'interno e faccio il flip through, si dice, di cosa ho combinato. Io spero che si veda bene perché io non vedo un granché. Allora, come vi dicevo, ci sono due taschine di tutte e due le parti dell'interno della copertina con stoffa e carta al di sotto. Non so se riuscite a vedere bene. Poi carta da lucido e qua ho applicato solo questo pizzo. Poi secondo me questa pagina è ideale proprio per mettere diverse foto, quindi non ho messo altro. E qui vi ricordate, per chi comunque giungesse nuovo a questo video, io mostro tutti gli elementi che ho fatto qua. Questa è una taschina, però poi anche qui si apre per eventualmente un journaling, un po' di journaling o altre foto. Poi questo è un angoletto, facciamo come le americane. Qui ho applicato da entrambe le parti delle cose con questa semplice clip con una perlina al fondo. Di questo c'è il tutorial e poi ho fatto una busta, cioè sempre della collezione di Shabby Daddy Duda. Ho panciato e ho fatto solo una busta così semplice semplice. E invece da questa parte un altro elemento dove, su cui si può scrivere o applicare foto. Il tutto è qua, sono uscita un po' fuori, ma amo perché sì, no, giusto. E quindi voilà. Qui ho forato la pagina e ho messo un fiocchetto e da questa parte ho attaccato questa clip. No. Buccia da baglia con delle perline. Taschina, e come vi dicevo, non riempio tanto le taschine perché lei questo junk lo dedicherà ai nostri amici a quattro zampe, diciamo quelli che non ci sono più. Quindi io ho lasciato tante tasche, tanti spazi su cui applicare foto. Tec. Anche qui, questo è un angolo molto capiente, si possono mettere cose di qua e di qua. Ogni pagina, come vi dicevo, è decorata con queste foglioline oppure con queste bolle fatte col pluriball. Centrino, questa è solo un'immagine applicata. Allora. Prendiamo una carta un po' più rigida. taschina e altro elemento su cui applicare eventualmente foto. Solo decorazione e pallini. Qui foglie e un elemento in cui si può pinzare qualcosa. Meglio questo. Tasca, ovviamente. Sì, questo giornale antico, diciamo, è lucido. Mi era stato chiesto. Allora, qui altri due elementi con questa clippina. E qua abbiamo di nuovo spazio per photo journaling, spazio in generale. E qui anche
Questa si apre e si può fare anche qui del journaling. Allora, qui ho applicato il passerotto che non vedevo l'ora di applicare da qualche parte e qui ho fatto un'altra taschina con questi strass e mi piaceva decorarlo in questo modo. Allora, qui ho fatto con quella parte che avanzava dalla prima pagina di carta da lucido, ho applicato al suo interno una stampa con delle rose e qui si può mettere cose, una taschina. Allora, carta da forno stampata. Sì, la maggior parte di voi l'ha vista queste cose. Questa l'ho lasciata così, qui ho attaccato della garza con una rosellina colorata qui per sdrammatizzare un po' i toni di questa pagina. Qui ho messo questo fiore proprio incollato sopra, ho fatto questa clip che tiene fermo quest'altro elemento, ops, clipina fatta in questo modo. Perché praticamente questa pagina si apre, qui di nuovo un bigliettino per fare journaling. E qui abbiamo taschina e una mini taschina qui. Ok. Angoletto. Un centrino, applicazione. Wow! Questa, come ho detto, qua c'è una rosellina colorata. Ogni tanto ho messo qualcosa di colorato, questa è vuota. Questa è un'applicazione per riprendere un po' i colori qui di questa carta colorata in cui ho applicato un'immagine che Marika mi ha mandato. All'interno si può fare journaling e poi c'è la relativa taschina. Foglioline, angolo con tag journaling. Io dico journaling, ma foto, tutto quello che piace. Applicazione di passerottino con questa manopoletta che non so come si chiama. Applicazioni che questi abbiamo fatto insieme, pagine libere, abbiamo fatto insieme anche questo, ma appunto lo mostro sempre per chi non avesse visto il video precedente. Qua c'è una tasca qui e una qui, e questa immagine, questo bigliettino fatto a decoupage con un vecchio libro e non si aprirà mai, no, scherzo. E spazi per journaling. Chiudiamo un po', perché poi non mi ricordo dov'era, se non lo faccio subito. Ok, angoletto sempre a taschina, tascona mega. Spazi vuoti, filo d'organza passato. Io spero che si veda qualcosa, è un po' buio. Filo d'organza passato qui. Decoupage dell'Ortensia con bigliettino. Allora, da questa parte invece di questa pagina così un po' scuretta, ho applicato questo bordino di pizzo. E qua vi è tutto nuovo anche per chi mi segue sempre. Comunque, altro foglio di carta da lucida stampata, angoletto creato con una carta fatto così. Applicazioni. Con garzetta,
qui pagine libere con foglioline, libero. L'avevo detto che l'ultimo inserto lo lasciavo un po' più libero. Allora, su questa carta a strisce ho fatto una tasca di pizzo bordato dall'organza e zigzag. All'interno c'è quest'altro elemento sempre per mettere qualcosa dentro e questo elemento è la carta da lucido avanzata dai vari ritagli che ho fatto e stampata, no? Ok. Mi piace perché comunque altri spazi dove poter mettere ricordi. L'altra parte l'ho lasciata libera. Qua ho applicato un palloncino. Allora, questo qua è riuscito piuttosto male. È un trasferello durissimo, durissimo da staccare, quindi è venuto vintage. Cioè, c'è una crepetta qui, cioè vabbè, alla fine dai, volendo credo che si possa staccare, ma non credo che sia così malvagio, no? Qui c'è quest'altro abbellimento fatto sopra la carta a mano. Praticamente si apre in questo modo e qui abbiamo altre paginette così per poter scrivere o applicare ricordi e si chiude in questo modo. Pagina libera. Sempre questo l'abbiamo fatto insieme, è la nostra cartelletta multitasca. Poi, allora, ecco qua, spazi liberi, ma questa farfallina direte che cosa c'entra? Questa farfallina è scappata di qui. Mi piaceva tanto questa cosa. Ne caruccia, dai, un tocco di colore, l'ho detto, ogni tanto l'avrei dato. Questo per me ha un grande significato, questa farfalla che fugge un pochino dalle sue compagne di vita, dalla sua famiglia, ecco. Essendo che il JJ ha uno scopo preciso, per me questa cosa è molto simbolica e comunque coloro che fuggono via e volano via restano sempre dei ricordi molto colorati. Allora, io devo dire che solo il pensiero di come verrà utilizzato questo junk io non potrei mai tenere un junk del genere. Perché cioè, praticamente piangerei dal mattino alla sera, quindi anche no. Allora, comunque, scusate, sono uscita un po' fuori campo. Allora, questa taschina qui, che è sempre del tipo che pinza, contiene semplicemente un biglietto fatto in questo modo che ora riuscirò ad aprire. Molto semplice, però mi sembrava carino come elemento da inserire in questo modo. E l'ho messo male, meglio per così. E dietro appunto le farfalline colorate. Poi l'ala che fuoriesce in questo modo, pagine libere. Libere. Spero che poi questo video risulti più luminoso di come lo vedo io. Ok, queste sono tutte pagine libere. Qua ho messo ancora, visto che mi ha mandato lei questa immagine dei lupotti, gliel'ho messa qua come taschina. E qua ho fatto un'applicazione con il soffione. Pagine libere. Foglia. E basta. Sul fondo ho messo quest'altra cartelletta. Molto semplice, dentro è fatta in questo modo, semplicemente per mettere altri elementi qui e qui. Questa è carta forno invecchiata col caffè. Ho fatto tutto un collage, un po' delle cose che avevo stampato, le ho messe tutte insieme. È bella questa trasparenza e in più contiene appunto queste tasche e decora molto anche la copertina. Ok. E tutto qui. Nel frattempo, che facevo questo, nasceva il fratellino.
che io ovviamente per finire questo non ho avuto il tempo di far niente, non ho fatto molto, eccolo qua, è lievemente più piccolo. E ho già fatto tre insertini. Allora, siccome vi avevo spiegato che a Marica non piacevano le piume, se qualcuno interessa, mi dovrebbe dire se gli piace questa immagine qui. Andrebbe fatto così e più o meno così. Allora, se a qualcuno interessa, mi potrebbe dire solo questo, se gli pia le piace o gli piace questa immagine di quest'angelo. Altrimenti io potrei mettere all'interno una di queste due o altro. Ok, se no, questo qui, se non piace, posso anche tenermelo io, eh. Ok, amici e amiche, allora io vi ringrazio di essere state con me e di avermi fatto tanti tanti complimenti per questo junk che appunto io l'ho iniziato come dark, ma poco c'entra col dark, anche se un pochino un'improntina lieve lieve c'è. Comunque è piaciuto anche a chi appunto non piace il dark, compresa me. Che non impazzisco per i colori scuri e le cose un po' tetre. Sono un po' più sullo stile vintage, molto colorato, quindi. Però appunto mi è piaciuto. E quindi io vi ringrazio. Ringrazio tutte voi e ci vediamo al prossimo video. Inizieremo, anzi no, io devo finire il gianchetto fratellino di questo, ma magari lo facciamo insieme se non vi ha annoiato l'argomento. Io vi mando un mondo di baci e tanta tanta positività e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!